È ripartita la produzione all'IVV nel Valdarno Aretino, 2 su 3 i forni che sono stati riaccesi e che erano spenti dallo scorso febbraio per colpa del caro energia, un problema che ovviamente c'è ancora, ma la produzione doveva ripartire, 51 le persone che sono tornate al lavoro. Abbiamo finito la cassa integrazione sabato scorso e di conseguenza i nostri soci, i nostri operai sono tutti al lavoro. Abbiamo fatto una pausa di 4 mesi, in cui l'azienda chiaramente ha spedito, ha raccolto ordini. Da questo punto di vista il trend è anche positivo, non lo è invece quello del prezzo dell'energia, che purtroppo anche a causa del conflitto in essere non accenna a diminuire. Quindi noi abbiamo dovuto ripartire perché veramente avevamo carenza di tutta una serie di tipologie. Abbiamo fatto ripartire, diciamo, 2 linee su 3, quindi la produzione tradizionale e anche la produzione di piatti, sottopiatti, eccetera, in cui veramente eravamo fermi da diversi mesi ed eravamo in rottura di stock. Auspichiamo che poi magari nella seconda parte dell'anno, da settembre a ottobre, ci possono essere anche novità importanti anche magari sul settore promozionale, in modo da poter riaccendere anche l'impianto, quello più nuovo che abbiamo, per la produzione di bicchieri. Dall'altro, proprio in questi giorni abbiamo avuto un po' una beffa, perché sono stati stanziati da parte del governo circa 8 milioni di euro per il settore della ceramica, mentre sul vetro è stato considerato soltanto Murano. Quindi, oltre, come ho detto prima, oltre al danno anche la beffa, perché il vetro non è soltanto Murano, c'è un distretto in Toscana, c'è un distretto in Liguria e in tante altre regioni d'Italia, e quindi da questo punto di vista io spero che ci sia un intervento correttivo prima possibile, perché anche noi abbiamo diritto, anche noi vorremmo fare dei piccoli investimenti e anche noi non siamo un'azienda di serie B.